Vogliono cancellarmi dalla vita politica. Alexei Navalny rilancia le accuse contro i vertici russi da Kirov, dove è sotto processo per appropriazione indebita. Rischia 10 anni di carcere, la condanna ai lavori forzati. Per i suoi legali, il primo processo contro un oppositore dal crollo dell'Unione Sovietica è una vendetta per fermare l'ascesa politica del blogger anti-Putin. Navalny è accusato di aver venduto sotto costo, quando era consigliere del governatore di Kirov, 10.000 metri cubi di legname, producendo un danno all'azienda pubblica di 400.000 euro. E mentre oggi il capo del Cremlino va in TV per la sua annuale linea diretta con il paese, i suoi oppositori si organizzano per ritornare in piazza il prossimo 6 maggio. E Navalny gli lancia la sfida. Mi vogliono condannare per impedirmi di partecipare alle elezioni del 2018.